Prima edizione invernale dei Rally Days da venerdì 19 al 21 gennaio 2024 a Genova. Tema di quest'anno sarà l'incontro del bellissimo e del terribile, di sacro e profano, che diventa un'occasione per farsi ispirare dalle parole di Fabrizio De André, a 25 anni dalla sua scomparsa. Il tema di André e quindi questa ricorrenza dei 25 anni della scomparsa è un tema che ovviamente è molto caro alla città, molto caro alla regione, molto caro direi a tutta Italia, a tutti gli appassionati di musica e di cultura nel mondo, e abbiamo voluto sottolinearlo con un tema di contrasto. Ecco, Sacro e Profano non è un gioco, una battutina, ma è proprio evocare due anime di Genova che sono anime che le vengono riconosciute in questo gioco di risposte, di contrasti molto forte, che la identifica fin dai tempi più antichi. I viaggiatori dell'Ottocento la colgono questa dimensione di una città di conflitti, anche conflitti che possono essere sociali, territoriali, di palazzi e di chiese, no? Noi siamo abituati a pensare alle chiese, spazi privati di una parte della comunità, in realtà sono grandi spazi pubblici, sono sempre stati, i palazzi invece erano solo per alcuni. Allora abbiamo voluto ricongiungere queste due anime, farle cogliere e anche far vedere la città come spazio che costruisce l'immaginario artistico, che poi ovviamente De André recepisce con la sua genialità e con la sua capacità comunicativa. Tramite il progetto Doge, l'iniziativa è stata finanziata anche dal Ministero del Turismo. Infine, per questa edizione ci sarà anche la possibilità di pernottare all'interno di questi palazzi. Oltre alla visita dei roli abbiamo inserito anche l'offerta turistica come experience, quindi con la possibilità di poter pernottare e assaporare, diciamo, tutta l'atmosfera di un tempo all'interno di queste nostre dimore storiche, con la spiegazione del patrimonio che abbiamo, ma anche con la tradizione e la genovesità che ci contraddistingue.